Ciao a tutti, bentornati su smartwork.it. Oggi parliamo di Jabra. Jabra è un'azienda danese che produce prodotti audio, ma probabilmente la conoscerete già perché su queste pagine, sulle pagine di smartwork.it, abbiamo parlato parecchie volte di Jabra e sinceramente io non ho mai negato il mio apprezzamento per questa azienda, perché Jabra è una società che mi ha sempre colpito per il suo approccio concreto e molto funzionale ai prodotti. È proprio il genere di approccio che ti aspetti da una società scandinava, che punta a creare dei prodotti minimali, concreti, ma che funzionano super bene. Quindi, insomma, lo avrete capito, a me i prodotti Jabra piacciono moltissimo ed è per questo che quest'anno sono rimasto particolarmente stupito e anche contento che la società abbia lanciato tre paia di auricolari True Wireless. Parliamo di Jabra Elite 3, Jabra Elite 7 Active e Jabra Elite 7 Pro, che sono proprio gli auricolari di cui andremo a parlare quest'oggi. Sono un paio di auricolari particolari, secondo me, anche nell'approccio con cui Jabra li ha lanciati, perché sono effettivamente degli auricolari Pro, come suggerisce il nome, inteso proprio per professionisti, e vi racconterò il perché. Ma non sono dei super super top di gamma, tanto che la stessa Jabra ha mantenuto in catalogo i precedenti Elite 85T, che mantengono ancora un costo superiore di 30 euro rispetto a questi Elite 7 Pro e che vanno ancora meglio sotto alcuni punti di vista, ma non su uno, la qualità in chiamata. Ma facciamo che restate con me dopo la sigla che vi racconto tutto. Ok, come vi ho anticipato prima della sigla, la particolarità di questi Elite 7 Pro, che li fa spiccare rispetto a tutti gli altri modelli lanciati da Jabra, ma anche sinceramente rispetto a tutti gli altri modelli di auricolari True Wireless in assoluto, è la qualità in chiamata. Jabra ha lanciato con questi Elite 7 Pro una nuova tecnologia chiamata Multi Voice Sensor, che utilizza 4 microfoni, 2 per ogni auricolare, abbinati ad una Voice Pickup Unit, ossia ad un sensore osseo che percepisce la vibrazione della mandibola e fa sì che gli auricolari siano in grado di elaborare tramite algoritmi quella che è la voce percepita appunto tramite il movimento della mandibola, separandola rispetto ai rumori di fondo. Non è una roba completamente nuova, è un approccio che avevamo già visto su altri modelli che sono già in vendita sul mercato, ma devo dire che in questo caso funziona particolarmente bene. Per questo motivo mi concentrerò molto sulla qualità in chiamata verso la fine del video, ma prima vi racconto tutto il resto cercando di andare un po' velocemente. Parto dalla forma. I nuovi auricolari True Wireless di Jabra sono sottilissimi, mi piacciono tantissimo, hanno un design veramente veramente compatto, molto più sottili dei precedenti Elite 85T, ma proprio nettamente, anche con una forma molto più affusolata che si infila meglio nel canale uditivo. Sono davvero comodi da indossare. Probabilmente comunque non piaceranno a chi non ama gli auricolari in ear, perché sono comunque degli auricolari che si infilano bene a fondo nel canale uditivo, ma se non avete di questi problemi, se normalmente utilizzate auricolari con gommino di questo tipo, sappiate che i nuovi Jabra Elite 7 Pro sono veramente veramente comodi. Anche il case è più sottile, più compatto, mi è piaciuto molto, si infila comodamente in qualsiasi tasca, è abbastanza piccolino praticamente per stare dappertutto. Non mi piace per nulla l'idea di mettere il connettore USB-C nella parte frontale, ma vabbè, questa è poca roba. LED per indicare lo stato della ricarica, solite cose. Una cosa di cui ci si accorge subito guardando questi auricolari è che ancora una volta Jabra ha optato per dei controlli fisici, che è una scelta che io approvo tantissimo. I pulsanti fisici su questi auricolari si premono con una corsa minima, quindi basta davvero pochissima forza per eseguire un click. Sono personalizzabili completamente all'interno dell'applicazione e quello che a me piace moltissimo dei controlli fisici è proprio il feedback meccanico e sentire il click al tatto che ti dice che hai effettivamente premuto un comando. Infine, un altro aspetto sul fronte costruttivo è che gli auricolari sono dotati di certificazione IP57. Quindi resistono sia alla polvere che all'acqua, anche in maniera abbastanza importante. Quindi, insomma, potete utilizzarli tranquillamente per i vostri allenamenti senza temere particolarmente nel caso di piogge o quel che è. Sinceramente mi sono sentito al sicuro a indossarli anche in questi primi giorni di novembre, fine ottobre, in cui qui a Milano ha diluviato, io comunque uscivo di casa per portare fuori il cane, indossavo questi e mi sentivo abbastanza tranquillo, perché con certificazione IP57 può diluviare quanto vuole, ma gli auricolari resistono. Ma andiamo avanti e parliamo di qualità sonora. Come suonano quindi questi Jabra Elite 7 Pro? In generale bene, molto bene.
ma non sono il top di gamma assoluto. Non fraintendetemi, vanno benissimo per ascoltare musica, non troverete sbavature, non troverete errori grossolani, distorsioni o cose del genere. Semplicemente non sono gli auricolari su cui Jabra scommette tutto sul fronte sonoro. E d'altra parte, per intuirlo, basta guardare la dimensione dei driver e confrontarla con quella degli 85T, perché su questi Jabra Elite 7 Pro Jabra monta driver da 6 mm, sugli 85T mette dei driver da 12 mm. Nel complesso, comunque, come dicevo, il suono è buono. Sono degli auricolari molto ben bilanciati, hanno un profilo abbastanza neutro di default, leggerissimamente virato sui bassi, ma veramente leggerissimamente. Il suono è molto caldo. Le frequenze che mi sono piaciute di più sono proprio i bassi, che sono belli rotondi, importanti. Mi è piaciuto enfatizzarli, dargli un po' più di dinamica, quindi giocare un po' con l'equalizzatore, dargli un po' di enfasi su bassi e alti. Gli alti, ecco, forse sugli alti ho notato qualche piccolissima mancanza in più, ma sto davvero guardando il capello. Quindi, promossi come qualità audio, mi sono piaciuti. Soprattutto devo dire che a me piace moltissimo l'applicazione di Jabra, che tra le altre cose include sia dei preset che sono ben fatti, sia un equalizzatore che funziona davvero. Quindi se voi andate a modificare un po' i valori delle varie bande di frequenza, noterete un cambiamento importante nel come vengono riprodotte le frequenze su questi auricolari. L'altro grande punto di contrasto, se così vogliamo, con gli 85T è la cancellazione del rumore. La cancellazione del rumore, che su questi Jabra Elite 7 Pro va bene, funziona, fa la differenza, ma non è quella degli 85T, che è ancora un pelino migliore, così come è un pelino migliore ad esempio quella degli AirPods Pro o dei Sony VF1000XM4, che rimangono ancora imbattuti per quel che riguarda la ANC. La cosa che mi è piaciuta di meno della cancellazione del rumore di questi auricolari non è tanto l'efficienza, non tanto come funzionano, quanto il processo di configurazione. Mi spiego, quando indossate questi auricolari all'inizio non sarà neanche attivo la cancellazione del rumore, cioè non sarà attivabile. Se voi schiacciate il tasto sull'auricolare sinistro, che di default passa tra cancellazione del rumore ed hear through, ossia la modalità trasparenza, quella che vi amplifica i suoni della strada, la cancellazione del rumore non c'è. Questo è perché va scaricata l'applicazione Sound Plus di Jabra e va configurata seguendo tutta una serie di step che tra l'altro vi permettono anche di ottimizzare l'audio per le vostre orecchie, che è una roba fighissima. Vi fanno fare dei test per il monitoraggio, per la stabilità all'orecchio, per vedere se le avete indossate bene, se dovete cambiare i gommini, eccetera. Quindi veramente un ottimo processo di onboarding in linea generale. La cosa che non mi è piaciuta è la configurazione della cancellazione del rumore, perché vi troverete davanti a questa barra con 9 pallini, se non ricordo male, l'applicazione vi dice di indossare gli auricolari, mettervi in un logo rumoroso e selezionare il profilo tra questi 9 che vi sembra di dare risultati migliori. Il problema è che non c'è nessun parametro per capire cosa state selezionando, quindi io immagino si parli di diverse frequenze, frequenze basse, medie, alte, non lo so. E in generale è veramente difficile fare affidamento solo al proprio dito per capire se il penultimo o il terzultimo pallino fanno meglio. Insomma, è un po' complessa questa gestione dei profili. Io ci ho messo un po' e devo dire che tra l'altro all'inizio avevo un'opinione peggiore della cancellazione del rumore, perché all'inizio avevo selezionato un profilo che non è quello che si adatta meglio per esempio per la metropolitana, quindi le prime volte che ho preso la metro non ero convinto. Poi ho rieffettuato il test proprio in metropolitana e mi sono accorto che c'era un profilo che rispondeva meglio. Non lo so, è bello personalizzare la cancellazione del rumore, è bello avere delle scelte. In generale troppe scelte fanno male. È molto molto meglio un approccio ad esempio come quello di, credo, Sony, se non ricordo male, che ti fa scegliere tra mezzi di trasporto, rumore di bar, quindi brusio, chiacchiericcio o all'aperto, roba del genere. È molto meglio avere dei profili semplificati per l'utente, perché anch'io, che mi ritengo un utente relativamente esperto di auricolari, ho fatto un po' fatica a capire quale fosse il profilo più adatto a me. Insomma, in generale cancellazione del rumore promossa, non la migliore in assoluto del panorama, ma comunque molto buona, ma tenete presente che dovrete perderci qualche minutino a regolarla come si deve. Passiamo ad altro, parliamo di autonomia. Fino a 8 ore, dichiara Jabra, con cancellazione del rumore attiva.
che è tantissimo, cioè io non so chi possa tenere gli auricolari addosso per 8 ore con la cancellazione del rumore, è davvero tanto, cioè non ha più senso commentare se sia più o meno di altri marchi, perché davvero per me più di 6 ore inizia a diventare tutto grasso che cola, non ha più neanche senso parlarne, sono veramente pochissimi i momenti, i contesti in cui si tengono gli auricolari addosso per più di, non lo so, 5 ore vogliamo fare per tutta la mattinata lavorativa. Ecco, io li ho tenuti 5 ore e mezza abbondanti mentre lavoravo, sono durati senza problemi, quindi per me autonomia promossi. C'è anche la ricarica wireless, cosa sempre molto gradita, quindi vi basta appoggiare il case su una base di ricarica e queste vanno in carica. Parliamo infine anche di microfoni. I microfoni sono eccellenti, sono davvero tra i migliori microfoni che potete trovare su degli auricolari true wireless e sono particolarmente impressionanti perché sono in questa forma qui, cioè io tutti i microfoni migliori che avevo provato finora, penso agli AirPods Pro e agli auricolari di Huawei che è particolarmente brava con i microfoni, erano tutti auricolari con la stina, in cui appunto il microfono era più vicino alla bocca e anche se può sembrare poco, quella distanza di un paio di centimetri fa tantissimo la differenza. In questo caso no, sono auricolari che rimangono nell'orecchio, quindi molto molto compatti, molto poco visibili anche, e che nonostante tutto riescono a restituire una qualità della voce eccezionale. Io li ho utilizzati per parlare al telefono mentre tornavo da un evento in bicicletta in mezzo al traffico controvento, una condizione che tendenzialmente è la morte per tutti gli auricolari. Chiunque abbia provato a fare una chiamata in questa condizione saprà bene che è veramente difficile avere una buona risposta dei microfoni. In questo caso il mio interlocutore non ha avuto alcun problema a sentirmi. Ho fatto un sacco di prove, tra un po' ne vedrete alcune, confrontandoli con altri modelli. Quello che posso dirvi di questi Jabra Elite 7 Pro e dei loro microfoni è che hanno un approccio leggermente diverso, secondo me, rispetto ad altri modelli. Gli auricolari di Jabra tendono a conservare di più le sfumature della voce, tendono a restituire una voce molto più naturale, molto meno metallica. Nel conservare queste sfumature in più della voce, conservano anche qualcosa di più dei rumori di fondo. Quindi, ad esempio, ci farete caso tra pochissimo, vi farò sentire dei test, se voi parlate con del vento contro, si sentirà un po' il rimbombo del vento, ma la voce risulta assolutamente neutrale, non risulta quella voce metallica un po' artefatta che si ha con altri modelli. A me l'approccio piace perché comunque la voce rimane sempre udibile, cioè il rumore di fondo che non viene cancellato del tutto non ostacola la voce. Ma basta chiacchiericcio, facciamo che smetto di parlare e di raccontarvi le mie impressioni e vi faccio sentire effettivamente cosa cambia. Ok, mi sono teletrasportato nel soggiorno di casa mia, in questo momento sto già registrando con i Jabra Elite 7 Pro e come potete vedere mi sono piazzato davanti al mio bel ventilatore che adesso vado a sparare alla massima potenza per farvi sentire come si sente la mia voce con un vento simulato come appunto è l'aria spinta dal ventilatore e vi farò ascoltare un confronto tra questi Jabra Elite 7 Pro e altri modelli di auricolari che spiccano per una buona qualità dei microfoni: AirPods Pro, Galaxy Buds 2, Huawei FreeBuds 4 e i precedenti Jabra Elite 85T. Ok, ho acceso il ventilatore che adesso è sparato alla massima potenza a circa 20-30 cm dalla mia faccia, sto registrando la mia voce sempre dai Jabra Elite 7 Pro. Come potete notare si sente abbastanza il rumore di vento contro, ma allo stesso tempo la mia voce rimane sempre molto udibile, molto chiara. Cambio di auricolari, in questo momento sono con gli AirPods Pro di Apple, stessa distanza dal ventilatore, stesso tono di voce. Vi faccio sentire questo confronto con gli auricolari di Apple perché notoriamente sono uno dei migliori modelli per le chiamate. Quello che immagino possiate sentire in questo momento, che si sentirà da questa registrazione, è una voce sempre abbastanza ben udibile perché comunque gli AirPods spiccano per un'ottima cancellazione del rumore, meno rumore di fondo dell'aria, ma allo stesso tempo una voce un po' più metallica rispetto a quella che avete ascoltato con i Jabra Elite 7 Pro.
4 cambio di origine. Nuovo cambio di auricolari, in questo momento sto parlando con i FreeBuds 4 di Huawei. Stessa posizione, stesso tono di voce, auricolari con la spina in questo caso, quindi i microfoni sono più vicini alla mia bocca. Nelle prove che ho eseguito negli ultimi giorni, quello che ho notato è che i FreeBuds 4 sono in assoluto tra i migliori auricolari per la qualità in chiamata. Sicuramente quello che posso immaginare da questa registrazione è che la mia voce sia più metallica e più bassa rispetto a come l'avete sentita con gli Elite 7 Pro, ma anche che ci sia meno rumore di fondo dal ventilatore. Ancora un altro modello di auricolari True Wireless, in questo caso sto parlando dai precedenti Jabra Elite 85T, modello che ricordiamo è ancora in vendita, rappresenta per alcuni punti di vista ancora il top di gamma per Jabra, ma appunto ha una qualità dei microfoni in teoria leggermente inferiore rispetto ai Jabra Elite 7 Pro. Spero che i test vi siano stati utili. Sono tornato qui in ufficio per raccontarvi altri due dettagli e dirvi le mie conclusioni. Il primo dei due dettagli è che manca una funzione che secondo me è fondamentale. Per fortuna arriverà con un aggiornamento firmware, sto parlando del multipoint. Jabra negli anni si è fatta conoscere per avere il multipoint, ossia la possibilità di connettere gli auricolari contemporaneamente a due dispositivi. Al contrario, quello che Jabra non aveva era che i due auricolari si potessero utilizzare indipendentemente, sia il destro che il sinistro. Con questi nuovi Jabra Elite 7 Pro arriva la possibilità di utilizzare indipendentemente i due auricolari, il che è bene, ma al lancio non c'è ancora il multipoint ed è malissimo, perché comunque questa assenza del multipoint fa cadere anche un po' quel discorso di professionalità che io immagino suggerito dal nome Pro, perché io quello che mi aspetto da un paio di auricolari che hanno dei microfoni così ottimi è che io ci possa parlare indifferentemente senza doverli scollegare e ricollegare, per esempio su una chiamata su Zoom dal computer e da una chiamata dal cellulare se mi squilla l'iPhone. Quindi non voglio ovviamente scollegarli da uno e ricollegarli dall'altro, è impensabile. Quello che deve fare un paio di auricolari così ed è stare collegati contemporaneamente a due dispositivi, fine. Per fortuna comunque Jabra ha promesso che l'aggiornamento che introdurrà il multipoint arriverà a breve. Me l'hanno anche riconfermato dei portavoce di Jabra che ho incontrato recentemente ad un evento di lancio per questa nuova serie di Jabra Elite. L'altro aspetto sul quale mi volevo soffermare è il prezzo, che è di 199 euro. È un prezzo secondo me in linea con quello che offrono, tenendo ovviamente presente che 200 euro è comunque una fascia di prezzo dell'eccellenza e questi Elite 7 Pro sono eccellenti. È veramente impossibile, oserei dire, che chi li acquista ne possa rimanere deluso. Io vi ho elencato una serie di difetti, di piccole pecche finora, perché comunque è giusto essere onesti, dire tutto nelle recensioni, ma tenete presente che vengono da parte di una persona che di auricolari ne ha provate a valanga e vuole trovare sempre il pelo nell'uovo. Ma posso dirvi tranquillamente che oltre gli AirPods, questi sono gli auricolari che io mi porterò in giro quando per esempio sono fuori per lavoro e so che devo poter rispondere a delle chiamate tranquillamente. Quindi Jabra Elite 7 Pro sicuramente promossi, potete acquistarli serenamente. Resta il punto interrogativo del multipoint. Jabra, tu mi piaci, io ti piaccio, spero, ma aggiornami questi auricolari e portami il multipoint perché se no litighiamo. Per questa recensione dei Jabra Elite 7 Pro è tutto, io sono Giuseppe, vi do appuntamento alla prossima, sempre qui su smartworld.it.